In vista dell'incontro in programma il prossimo 4 febbraio presso la Regione Abruzzo tra azienda, lavoratori e sindacati sulla vertenza Betafence, oggi nuova assemblea davanti ai cancelli. Un incontro voluto per fare il punto della situazione dopo le dichiarazioni dell'azienda che annunciava i esuberi per 100 dipendenti su 150 ad oggi in carico dell'industria di Tortoreto. Quello che abbiamo sempre chiesto e che anche abbiamo detto alla Regione Abruzzo è che vorremmo e vogliamo il contratto di solidarietà, perché tutti i lavoratori devono mantenere l'occupazione e devono rimanere ancorati alla Betafence. Ricordiamo che qui ci sono 150 lavoratori e quindi 150 famiglie e che attualmente comunque il piano prevederebbe il licenziamento di 100 persone alla fine del 2021. Quindi è chiaro che per noi questa è una situazione inaccettabile, anche perché ricordiamo che parliamo di un'azienda, la Betafence, che ha chiuso il bilancio di esercizio in positivo. Non può passare assolutamente il concetto che un'azienda che chiude un bilancio in positivo possa lasciare famiglie senza lavoro, ma anche depauperare totalmente un territorio. Il nostro punto fermo è quello di sostituire la cassa integrazione per ristrutturazione con il più possibile con quella per un accordo di solidarietà, per mantenere legata al cordone ombelicale tutti i lavoratori e all'azienda. Dopodiché vedere fino a che punto l'azienda si spinga a trovare una soluzione per le persone in esubero, in particolar modo per quelli vicino alla pensione, discutere anche gli incentivi se c'è la possibilità, ma solo per chi ovviamente è vicino alla pensione e non ha il paracadute, diciamo. Per tutto il resto è ancora da definire al tavolo regionale. Quindi il percorso tracciato da noi sindacati è quello che anche la Regione ha sposato, e quindi vedremo al tavolo del 4 di febbraio se la Presidia ha intenzione di trattare, ha intenzione in particolar modo di venirci incontro e di capire che questi lavoratori hanno necessità di essere ricollocati e di non essere lasciati in mezzo alla strada. Potremmo anche trovare una quadra, altrimenti poi vedremo quello che succede e successivamente intraprenderemo nuove iniziative di lotta se non dovesse essere chiara la situazione. Noi il passo avanti lo abbiamo fatto, adesso aspettiamo che lo faccia la Presidia.